Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto a mascarpone, prezzemolo e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, mascarpone, prezzemolo, parmigiano, scalogno, olio extravergine d'oliva, mandorle a lamelle o granella di mandorle, vino bianco secco, acqua, dado vegetale fatto con il Bimby, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il parmigiano e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 100 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per 3 minuti a 100 gradi con l'antiorario velocità soft. Dal foro del coperchio versiamo il vino. Lo facciamo sfumare per 2 minuti a 100 gradi con l'antiorario sempre a velocità soft senza il misurino. Adesso aggiungiamo l'acqua, il pepe, la noce moscata, il sale e il dado vegetale che noi abbiamo fatto con il Bimby. Mescoliamo a fondo con la spatola, è molto importante questo passaggio per evitare che il riso si attacchi sul fondo. Chiudiamo con il coperchio. E stavolta anche il misurino e facciamo cuocere per 13 minuti a 100 gradi con l'antiorario velocità soft. Aggiungiamo il mascarpone che noi abbiamo fatto sempre col Bimby. Il trito di parmigiano e prezzemolo e le mandorle a lamelle o granella di mandorla, secondo quello che trovate. Amalgamiamo leggermente con la spatola. Facciamo mantecare per 2 minuti senza temperatura con l'antiorario a velocità soft. Il risotto è pronto. Andiamo a impiattare.
Risotto mascarpone, prezzemolo e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta.